cambio programma, vabbè, Cunicella, quello al fucino, questo qua lo conoscete, è il bel fighetto De Michele, Claudio, un altro giovinotto, saluti, oh, c'è delle estimatrici ragazzo, sì, vabbè, continuiamo per la Cunicella, gli altri sono andati laggiù, vabbè, per problemi di Ubaldus, ecco la Capistrello. Capistrello, dove siamo stati l'altro giorno? Ecco, eccoci! Questo intricoso intrigante. Mick, andiamo a riscendere là? Alla fine raccapezzo sempre il giro. Ecco che arriva Claudio. Abbastanza neofita. Ci vedrai quando arriverai. Muoviti che mi si scarica il telefono. Dai, vieni qua, da noi. Si sente la voce? Eccolo! Ecco il Claudio. Beh, dove stiamo a portare? Dove portiamo? Mamma mia! Vai, vai. Passa Claudio. Ci passi? Vabbè, fammi andare. Va. Io vado alla Madonnina. Ciao Claudio, questo Claudio, altro Claudio, è più giovane. Leone! Michele lo conosciamo, Leone. Qua siamo al laghetto, laghetto dove vengono a bere dei cinghiali, della Cunicella di Lucco. E di là c'è il Capistrello, io non ci vado, vado alla chiesetta, mo ve la faccio vedere. Eccomi alla Cunicella di Lucco. Qui, di là c'è Campostaffi, oltre quelle montagne, si vedeva la settimana scorsa, da Marzia ai Simbruini, quelli sono i Simbruini. Questa è apprezzata, quando è festa, fanno le feste. Qua. Adesso vado alla Madonna. Da sopra della Cunicella, dal Monte Salviano, Capistrello e i piani palentini da quest'altra parte. In fondo c'è Tagliacozzo, quella è la Madonna di Pietraquaria, il santuario. Lì se si intravede il Verino, Massa d'Alve, Regale, è tutta bosco. Guarda i centrini, questi fiori, dovrebbero essere di Sambuco, non so io. Sembrano dei centrini, belli, bellissimi.